Ciao ragazze, come state? Oggi vi volevo parlare di un argomento che in questo periodo, quindi la primavera, tutti quanti stiamo affrontando, e quindi le pulizie di primavera, la riorganizzazione e il riordino di tutta la casa. Ho di fare un video tra virgolette, per essere d'aiuto a qualcuno che come me si trova in questa situazione. Quindi sto cercando di ottimizzare la vivibilità e la gestione degli spazi. La prima cosa da fare innanzitutto è il decluttering, quindi il decluttering per togliere tutto il superfluo, tutto quello che abbiamo. Infatti io ho casa in vasi di scatolini, buste, perché sto cercando di togliere appunto tutto il superfluo e cercare di organizzare e quindi di dare una sistemazione a tutti gli oggetti, a tutte le cose che ho, per crearmi un ambiente più semplice sia da pulire che da sistemare, da sapere già quell'oggetto dove lo devo riporre, dove lo devo sistemare, e quindi risulta tutto più semplice. Nell'ultimo periodo, perché in America già esistevano, però so che in Italia ci sono molti professional organizer per organizzare, ad aiutare proprio in queste imprese, io le chiamerei, perché per me è un'impresa. Vedete, sentite anche tutto il rumore dei giochi? Sto cercando anche di fare quello, di riorganizzare tutti i giochi. Sto cercando di eliminare tutti i giochi che non sono più adatti alla sua età. Comunque, chiudendo, perché se no mi perdo in mille chiacchiere, appunto ci sono queste figure dei professional organizer proprio per aiutarvi a svolgere questi compiti. Però se come me non volete spendere soldi, perché ovviamente sono dei servizi, dei professionisti che vengono pagati, voglio informare, e qui diciamo tra virgolette viene il mio aiuto. Ci sono tantissimi gruppi sui social network che permettono di vendere, anche regalare o scambiare gli oggetti che a voi non servono più. E io per prima sto utilizzando Facebook per vendere delle cose che a me non servono più, ma anche per modernizzare. Infatti ho venduto delle sedie, ne ho comprate altre. Quindi se una persona vicino a un paese, vicino a casa mia, appunto c'è un punto d'incontro e appunto non c'è bisogno di pagare anche la spedizione. Oppure esistono delle piattaforme di e-commerce organizzate e collaudate con pagamenti tramite PayPal. E quindi ora vi dico alcuni di questi siti che anche io utilizzo, ovviamente. Primo tra tutti c'è eBay, penso che lo conosciate tutti. Potete vendere sia prodotti nuovi che usati. Poi c'è Depop, che è utilizzato in tutta Europa, è un'applicazione che si scarica, molto semplice da utilizzare, dove c'è la vendita diretta, insomma voi postate le vostre foto, ma ci sono anche prodotti di marca, prodotti sono in genere prodotti usati ma in buono stato, e anche lì io ho un profilo e se vi può interessare al limite me lo dite, vi faccio vedere cosa ho in vendita, ma penso che molti di voi lo conosceranno perché veramente è un'applicazione che si sta evolvendo molto ed è molto molto carina ed è molto molto utile perché si trovano dei prodotti molto molto carini. Quante volte ho detto molto? Quante volte ho detto carini? Poi c'è Xtribe, è anche essa un'app che vi permette, nella versione gratuita, vi permette di trovare prodotti usati ma anche prodotti artigianali che potete barattare o noleggiare, dove è possibile incontrare, una volta trovato l'oggetto che vi interessa, incontrare l'utente che ve lo sta vendendo. Poi c'è secondamano.it, che a differenza delle altre app si differenzia proprio perché è un vero e proprio social network dove ci sono, scusate che vedo sempre Ginevra, dove c'è proprio una vera chat dove si può interagire tramite i like. E poi come non parlarvi di Etsy, che è conosciuto in tutto il mondo, credo, e dove si trovano soprattutto prodotti homemade, e io per prima compro delle cose molto molto carine, ma c'è anche la possibilità di vendere soprattutto prodotti vintage, quindi vi consiglio di andarla a vedere se non lo conoscete, perché si trovano veramente degli articoli molto molto carini. Questi sono i siti che mi sento di consigliarvi, che in prima persona utilizzo,
utili appunto per eliminare tutto il superfluo, ribadisco, per eliminare tutto il superfluo per riuscire a organizzare. Io era tanto tempo che volevo farlo, non mi decidevo mai, per ora mi sono messa con impegno perché, come dice mio marito, ho veramente troppe cianfrusaglie in giro. E quindi devo eliminare le cose. Vi ripeto, ma non è soltanto una questione di vendere, ci sono appunto, potete anche regalare a persone che hanno bisogno, e non soltanto a conoscenti o non soltanto a conoscenti, se oppure questi articoli che avete non servono ai vostri conoscenti, ci sono queste app dove poi potete regalare. E un'altra cosa che vi consiglio, ci sono dei negozi, soprattutto per il cambio di stagione, ci sono dei negozi dove voi portate dei capi, se non sbaglio 5 capi, c'è OVS, H&M, ci sono tanti negozi che lo fanno, ora mi sono venuti in mente questi, ma dove mi sembra OVS porti 5 capi e ti danno 5 euro, 10 euro da poter spendere, e quindi sono delle cose anche utili. Appunto, se volete, diciamo tra virgolette, anche una forma di guadagno che potete reinvestire nell'acquisto di nuovo abbigliamento. Quindi spero che questo video vi sia utile per eliminare il superfluo, e se conoscete anche altri siti che io non ho citato, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. E vi ripeto, spero che questo video vi possa essere utile. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. E mi raccomando, lo sapete, a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti, in modo da conoscerci, da interagire. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!